Stai per ascoltare Qui Pianeta Terra, un programma condotto da Ludovica Di Chiara e Mauro Caruso. Bene, buon pomeriggio, buonasera ormai a tutti gli ascoltatori in collegamento per questa puntata di Qui Pianeta Terra su Radio Saius TV ed emittenti collegate. Siamo in parecchi oggi a seguirci e condotta come sempre questa nostra puntata di Qui Pianeta Terra dalla nostra Ludovica Di Chiara, buonasera. Buonasera Ludovica, e da Mauro Caruso che vi parla. Dunque, cari amici, mancano solo 5 giorni al voto del referendum di domenica prossima 4 dicembre e ci occuperemo quindi in questa puntata della riforma costituzionale proposta dal governo Renzi. Ovviamente siamo negli ultimissimi giorni, già molto si è detto ed ampiamente dibattuto sul tema. La materia è vasta e complessa, abbiamo scelto quindi di focalizzarci magari su un aspetto specifico da approfondire insieme. Sì, un aspetto sì che è emerso nettamente durante la campagna referendaria, creando una spaccatura molto forte tra gli schieramenti del sì e gli schieramenti del no. Questa riforma rappresenta per gli schieramenti del sì un cambiamento in forma più democratica per il nostro paese, invece per il fronte del no sarebbe una possibile svolta autoritaria. Quindi riteniamo molto importante, di fronte a questa dicotomia democrazia svolta autoritaria, che i nostri ascoltatori, che noi cittadini andiamo tutti a votare domenica prossima, sì, 4 dicembre, vero Mauro? Assolutamente, ricordiamo assolutamente. Che questo referendum è un referendum confermativo, che quindi non ci sarà bisogno del raggiungimento del quorum, quindi conterà certo. Solo i voti di chi andrà a votare. Quindi il referendum è molto importante, partecipiamo tutti e ricordiamo che verranno cambiati 47 articoli su 139. E che non è poco. Dunque, no. Ci aiuteranno in questo compito di entrare, un po' di approfondire queste tematiche, due illustri ospiti che andiamo subito a presentare. Abbiamo infatti già in collegamento Skype con noi ambedue, per il fronte del no, l'onorevole Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione parlamentare antimafia. Buonasera Giulia. Giulia Sarti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Giulia. Mentre per il fronte del sì, il vicepresidente del PD Matteo Ricci, che è anche sindaco della città di Pesaro. Buonasera Matteo Ricci. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Dunque, iniziamo con la prima domanda. Sì, partiamo subito. Buonasera. Allora, grazie intanto appunto per aver accettato il nostro invito a questo spazio di approfondimento. Come già anticipato, per aprire la nostra discussione, vorremmo appunto ben capire se effettivamente, come è stato detto dall'inizio, questa riforma costituzionale ci porterà verso una maggiore democrazia o una possibile svolta autoritaria. Vorremmo iniziare subito scusandoci con l'onorevole Sarti, magari perché se manchiamo un po' di galanteria, con il sindaco Matteo Ricci, quindi con la parte del sì. Quindi Matteo Ricci, secondo lei questa riforma ci porterà quindi verso una maggiore democrazia o una svolta autoritaria? Sicuramente verso una democrazia rafforzata. La riforma non prevede nessun tipo di potere aggiuntivo al Presidente del Consiglio. La nostra non diventa una Repubblica presidenziale, ma rimane una Repubblica parlamentare, e quindi non c'è nessun articolo che va a rafforzare i poteri del Governo e del Presidente del Consiglio. Una riforma invece che si pone il problema del rapporto tra democrazia e velocità della decisione. Del resto, alla fine del bicameralismo perfetto la troviamo in tutti i programmi elettorali da ormai 30 anni. Io ho fatto la mia prima campagna elettorale nel 94 per i progressisti e nei primi tre punti c'era fine del bicameralismo perfetto, Camera delle autonomie locali e doppio turno. Se andiamo a vedere il programma di Berlusconi del 94 c'era fine del bicameralismo perfetto, Camera delle autonomie locali e addirittura presidenzialismo. Sono circa 25 anni che proponiamo questa riforma e questa riforma finalmente mette stop al ping pong tra Camera e Senato, perché il 95% delle leggi, se vincerà il sì, andrà solo alla Camera, evitando questa ping pong infinito spesso e volentieri tra Camera e Senato o
obbligando qualsiasi governo che vuol fare le cose in tempi certi a mettere la fiducia ai decreti legge, che sono invece uno strumento improprio che dovrebbe essere applicato solo in casi di necessità. Quindi sicuramente è una riforma che rafforza la democrazia, perché chi non si pone in questo momento il problema del funzionamento della democrazia non vuol bene alla democrazia stessa. Giulia Sarti, onorevole Sarti. In realtà purtroppo la svolta autoritaria c'è, perché non sono stati così diciamo alla luce del sole da modificare i poteri del governo scrivendolo e modificando appunto gli articoli della Costituzione. Il problema è che l'autoritarismo che arriverà si ricava benissimo sia dal combinato disposto con la legge elettorale Italicum e le riforme, e sia dalla clausola di supremazia contenuta nell'articolo 117, nel momento in cui il governo per interesse nazionale potrà esportare, diciamo, delle materie alle regioni e legiferare come governo e non appunto come Parlamento. Un'altra grave imposizione è la clausola della cosiddetta data certa, e cioè il governo e non il Parlamento impone che un disegno di legge debba essere votato entro 70 giorni. Questo vuol dire modificare la Repubblica parlamentare, perché questo paese non ha bisogno di più leggi, ha bisogno di leggi scritte bene, e ci sono una decina di casi anche di più in cui è lo stesso PD a dire in Parlamento: ma è meglio che il Senato modifichi quello che abbiamo approvato noi alla Camera. È successo in tantissime occasioni. Io ricordo ad esempio la legge sul voto di scambio, che poi politico mafioso, che poi in realtà è stata annacquata prevedendo delle pene da 4 a 10 anni, ed è successo con tantissime leggi che in realtà oggi sono ferme al Senato solo perché non sono frutto dell'alleanza tra i verdiniani, gli alfaniani e il Partito Democratico. Quindi se si modificassero appunto le leggi elettorali in modo tale da consentire delle alleanze precise prima di votare e non con maggioranze che si formano dopo il voto, questi problemi probabilmente non ci sarebbero. Invece oggi abbiamo un Senato della Repubblica dove sono ferme delle leggi proprio perché insomma il frutto è di questa alleanza. Quindi l'autoritarismo, dunque, come detto, si ricava da questi punti. Dunque, diciamo, si prospetterebbe il problema quindi anche della rappresentatività popolare, nel senso ci sarebbe questo articolo 58 della Costituzione, che attualmente presente appunto nella Costituzione, stabilisce che i senatori debbano essere eletti a suffragio universale, quindi dai cittadini. Diciamo, passando la riforma così come concepita, questo articolo 58 verrebbe abolito. I nuovi senatori verrebbero eletti dai consigli regionali, a parte 5 eletti dal Presidente della Repubblica. Quindi una, in effetti, delle critiche che viene mossa a questa nuova composizione è che i nuovi senatori rischiano di rappresentare i partiti di appartenenza. Cioè, lo stesso in realtà si potrebbe in fondo dire della Camera, perché alla Camera, con il premio di maggioranza previsto dall'Italicum, in sostanza la sovranità popolare riesce a eleggere circa soltanto un terzo dell'intero corpo parlamentare. Matteo Ricci, prego. Ma allora, intanto il Senato della Repubblica non ha la composizione che a me sarebbe piaciuta. Noi come sindaci volevamo più sindaci, meno consiglieri regionali. La nostra proposta iniziale era i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di regione. Si è arrivati a questa mediazione perché Forza Italia ha chiesto più rappresentanza in consiglio regionale dei consiglieri regionali, e stessa cosa ha fatto la minoranza del PD. Ma questo non è un motivo sufficiente per dire che comunque il meccanismo non funzionerà, e noi passeremo da 315 senatori con la loro indennità a 100 senatori che faranno i sindaci e i consiglieri regionali con la loro indennità e siederanno alla Camera delle Autonomie, e i consiglieri regionali verranno indicati durante le elezioni regionali, tant'è che c'è già stato dato il via libera all'ipotesi Chiti, che è quella di alla proposta Chiti, che sostanzialmente permetterà di individuare nelle prossime elezioni regionali non solo il consigliere regionale ma anche quello che potrà sedere in Parlamento. Le opposizioni sono rappresentate, faccio l'esempio delle Marche: nelle Marche verranno eletti 3 senatori, 2 consiglieri regionali e un sindaco. Dei 2 senatori in consiglio regionale, uno dovrà essere di maggioranza e uno di minoranza, così in tutte le regioni. Quindi ci sarà una rappresentanza regione per regione sia della maggioranza che della minoranza. L'elezione avviene perché i consiglieri regionali e i sindaci sono eletti dai cittadini, semplicemente non ci sarà più ping pong di leggi e oltre a questo i senatori non saranno più pagati, che non mi sembra, soprattutto per chi da anni
ha costruito una fortuna politica sui costi della politica, non mi sembra una cosa da poco. Grazie dottor Ricci. Una nota semplicemente tecnica, sentiamo un po' delle voci fuori campo provenire dal suo microfono, eventualmente se si potesse risolvere questo ecco piccolo. Abbiamo la festa dello sport in atto a Pesaro. Ho capito. Abbiamo vinto, siamo diventati città europea dello sport e tra un po' di minuti inizierà la festa dello sport in piazza e purtroppo ci sta un po' di rumore dalle mie finestre, anche se sono chiuse. Un po' d'allegria. Ci auguriamo comunque che gli ascoltatori riescano a seguire bene lo stesso. Allora sentiamo l'onorevole Giulia Sarti su questo aspetto dell'abolizione dell'articolo 58 della Costituzione e l'aspetto della rappresentatività popolare. Viene violato l'articolo 1, secondo comma della nostra Costituzione, quando diciamo che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti della Costituzione. Ecco, questo articolo viene violato da questa specie di riforma costituzionale che modifica 47 articoli. Viene violato perché purtroppo i cittadini non eleggeranno più direttamente i propri rappresentanti, ma ci saranno le elezioni cosiddette di secondo livello, cioè seconda rappresentanza, e quindi questo era quello che voleva Licio Gelli, questo è quello che vorrebbero tante persone fuori dal nostro paese, per citare la lettera della JP Morgan del 2013 in cui si diceva che uno dei problemi nel nostro paese, secondo la grande finanza, le grandi banche, è proprio questo, il punto è che i cittadini possano esercitare una fortissima sovranità popolare e possano anche avere dei diritti come quelli di manifestare, ad esempio, e anche dei doveri come quelli che sono in capo a chi esercita funzioni pubbliche, la disciplina e l'onore e l'imparzialità nella pubblica amministrazione. Purtroppo questi sono temi di cui il governo si è veramente fregato nello scrivere questa riforma insieme a Napolitano e a tanti altri. Le vere finalità della riforma le ha espresse benissimo Giorgio Napolitano a Porta l'altra sera, quando ha detto anche lui che in realtà la finalità non è affatto quella della diminuzione dei costi o dell'abolizione di qualche senatore, ma una sottomissione del nostro paese ad una governance economica europea, non politica europea, che ci farà perdere appunto ancora più sovranità come paese. I sindaci sono solo 21, come ricordava prima Matteo Ricci, e quindi se i comuni sono 8.000 vuol dire che soltanto 21 sindaci saranno appunto rappresentati dentro il Senato della Repubblica e gli altri saranno consiglieri regionali. Non saranno eletti tutti nello stesso momento, quindi ci sarà una staffetta dentro il Senato, questo porterà anche a un sostanziale immobilismo, perché una legislatura avremo sindaci e consiglieri regionali che andranno e verranno di volta in volta dal Senato. Sui costi della politica dico solo questo: noi avevamo proposto di tagliare tutti gli stipendi dei deputati, e poi lo avremmo fatto anche con i senatori, della metà, facendoli prendere quindi 5.000 euro lordi al mese, e questa proposta è stata bocciata. I nuovi senatori purtroppo prenderanno i rimborsi che oggi ammontano a circa 9.000 euro al mese per i senatori, perché a Roma quando dovranno dormire, mangiare, avere dei collaboratori, avere gli uffici, e quindi saranno i nuovi senatori a determinarsi quanto percepiranno di rimborsi. Questo perché vige l'autodichia ed è scritto nei regolamenti del Senato. Quindi questi costi rimarranno purtroppo, anche se prenderanno come stipendio l'indennità da consiglieri regionali o da sindaci. Sì, dunque, quindi sono diverse, diciamo, gli aspetti, le argomentazioni magari di critica da parte del fronte del no nei confronti della riforma. Diciamo effettivamente avevamo preparato anche noi un attimo una riflessione sull'aspetto di questa volontà da parte della grande finanza, oltre che delle grandi imprese, di intervenire sulla Costituzione. Infatti dobbiamo citare questo fatto, che diciamo è un po' una osservazione generale di quanto sta avvenendo a livello globale proprio nel mondo. Assistiamo ad una innegabile aggressività, sentiamo un po' un rumore di sottofondo, auguriamoci che si possa eliminare. Sindaco Matteo Ricci, penso provenga da lei. Sì, ma non so cosa fare, adesso siamo in postazione Skype. Se volete potete chiamarmi al telefono e vi rispondo da un'altra stanza.
eventualmente vediamo poi in caso la regia ci avviserà se possiamo utilizzare questo espediente per migliorare l'audio. Comunque ora non lo sentiamo più questo rumore di sottofondo, è importante che lei è connesso e che ci ascolti. Allora, io l'ascolto, mi dispiace se entrano dei rumori da fuori, ma dovrei spostarmi in distanza eventualmente. Vediamo se continua, eventualmente proviamo a modificare questa situazione. Dunque, dicevamo, sì, ci sta in effetti questo aspetto dell'aggressione, dell'aggressività del cosiddetto mercato, no? Della sua logica del profitto a tutti i costi, perpetrata spesso comunque sempre a discapito dei diritti dei cittadini e quindi dell'essere umano. Sindaco Riccio, è un'aggressione, diciamo, perpetrata dalle grandi imprese, dalle grandi banche che suggeriscono, orientano le scelte politiche, come vediamo accadere in Europa. Non è un mistero per nessuno il fatto che il grande sistema bancario non vede con simpatia la nostra Costituzione. Leggiamo per esempio adesso con Ludovica, no? Cosa scriveva appunto JP Morgan, che ha prima citato l'onorevole Giulia Sarti, che tra l'altro JP Morgan è la sesta banca nel mondo per valori amministrati. Nel giugno 2013 scrive: le costituzioni mostrano una forte influenza socialista che riflette la forza politica che i partiti di sinistra hanno guadagnato con la sconfitta del fascismo. I sistemi politici nelle periferie mostrano parecchie delle seguenti caratteristiche: esecutivi deboli, Stato centrale debole nei rapporti con le regioni, protezione costituzionale dei diritti dei lavoratori, sistemi di consensi basati sul clientelismo e contemplano il diritto alla protesta contro i cambiamenti e lo status quo politico. Dunque, prendendo atto di tutta questa situazione, come possiamo pensare, sindaco Matteo Ricci, che non ci siano questi grossi interessi internazionali dietro la riforma proposta dal governo Renzi? Guardi, questo è veramente incredibile. Intanto la prima parte della Costituzione, come tutti sanno, non viene toccata, ma io sinceramente sono stanco di sentire lezioni sulla Costituzione da chi non ho mai visto un 25 aprile, da chi non ho mai visto un primo maggio, da chi non ho mai visto una festa della Repubblica. E una buona parte del fronte del no è costituita così. Io non ho mai visto né un grillino né uno della Lega, una festa che ricorda le origini della Costituzione, la lotta di resistenza, di liberazione, mai. Mi dispiace per lei, io ieri sera ero insieme alla partigiana, cerchiamo di mostrare la Lega in Armaroli. Farà l'elenco di quanti grillini in questi anni hanno partecipato alle manifestazioni che valorizzano e difendono i principi fondamentali della nostra Costituzione e della lotta di resistenza. Però a maggior ragione della Lega, che sulla Costituzione ha sputato per anni, che ha per anni portato avanti un'idea divisiva del paese, che diceva che dall'Umbria in giù puzzavano tutti. Allora, che il fronte del no sia quello che difende la Costituzione non solo non ha nulla a che fare con la riforma, perché i principi non vengano toccati, ma soprattutto non ha a che fare con la realtà. Giulia Sarti, prego. Guardi, non, questo fatto di volerci accomunare alla Lega Nord, sinceramente, mi sembra come il tentativo della Boschi di associare l'Ampi a Casa Pound, veramente deplorevole nel momento in cui bisognerebbe parlare appunto di merito e non di accozzaglie, perché a questo punto dovremmo andare a vedere dall'altra parte chi c'è, come appunto un Verdini, un Alfano e tutti gli sgherri di Berlusconi fino all'altro ieri, un Giorgio Napolitano o insomma tutte le grandi banche, la grande finanza internazionale che sta spingendo per questa riforma, proprio perché, lo dicevamo prima, in questo paese si è combattuto per ottenere diritti e quei diritti sono ben sanciti nella prima parte della Costituzione, che per essere attuata ha bisogno della seconda parte della Costituzione. Ecco perché quei 139 articoli sono collegati fra loro. Non ci può essere eguaglianza sostanziale e formale dei cittadini sancita dall'articolo 3 senza che poi vi sia il suffragio universale o appunto la sovranità popolare, e quindi nel momento in cui si abroga l'articolo 58 è normale che i cittadini non vengano più rappresentati dai loro deputati e dai loro senatori, ma appunto da consiglieri regionali e sindaci che risponderanno ai partiti di appartenenza. E quindi è molto importante ricordarlo, che nel momento in cui la seconda parte della Costituzione viene modificata in questo modo, purtroppo non ci sarà più equilibrio fra poteri e il governo avrà la supremazia sull'altro potere, quello legislativo, che invece fino ad ora è stato sempre, diciamo, sullo stesso piano degli altri: potere giudiziario, potere esecutivo e legislativo erano calibrati, sono sempre stati calibrati nel nostro paese. Oggi purtroppo si vuole istituzionalizzare quello che già sta accadendo, cioè con la pratica dei decreti legge
si è inaugurato un metodo attraverso cui è il governo che detta legge. Ecco, noi vorremmo invece cambiare la Costituzione per altre cose, ad esempio per evitare che ci siano tutti questi cambi di casacca, più di 300 persone che hanno cambiato partito in questa legislatura, magari cambiandolo anche più volte nella stessa legislatura, e determinando così delle maggioranze che prima non c'erano. I verdiniani non si sono presentati alle elezioni, quindi un Denis Verdini con 5 procedimenti in corso, già prescritto per corruzione, per concorso in corruzione, con altri 4 procedimenti in corso, nel momento in cui forma un partito e dà i suoi voti al Partito Democratico, questo è una struttura che non ci dovrebbe essere nel nostro paese. Benissimo, grazie onorevole Giulia Sarti. Sì, passiamo sempre a proposito di appunto la sovranità popolare e anche del... Passiamo a vedere il titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che è previsto nel quesito referendario. Quindi con la riforma del titolo quinto della Costituzione il governo arroga a sé soltanto la possibilità di decidere in materia di energia, di infrastrutture, grandi opere, soltanto, insomma, tra le altre cose, soprattutto anche quella l'energia, le infrastrutture, grandi opere, e potrà quindi anche decidere se le istituzioni, senza che le istituzioni territoriali abbiano voce in capitolo. Quindi ci chiediamo, a livello pratico, potrà decidere quindi nel territorio di istituire dei gasdotti, dei stoccaggi del gas, di fare delle trivillazioni senza che ci sia l'autorizzazione, senza ascoltare l'opinione da parte delle autorità locali, quindi anche del popolo appartenente a quella regione? Quindi in questo caso, no, noi chiediamo, saranno a rimetterci i cittadini, saranno toccati di nuovo i diritti dei cittadini, e lo stesso con i trattati bilaterali, insomma. Quindi un'opinione a tal proposito, quindi da parte del Matteo Renzi e poi della Giulia Sarti. Matteo Ricci, penso che ha già fatto molta carriera, il sindaco Matteo Ricci, anche vicepresidente del PD, però ancora presidente del Consiglio. C'è una aleggia nell'aria. Ah, c'è un'inflazione di Matteo in giro. La legge nell'aria. Così, tranquilli. Abbiamo un po' alleggerito. In nessun paese del mondo la politica energetica è in concorrenza tra Stato e Regioni. E qui si tratta di correggere alcune parti del titolo quinto che hanno prodotto negli anni delle conflittualità che sono andate queste sì a discapito dei cittadini. In tutti i paesi le politiche energetiche sono una materia prioritariamente di competenza dello Stato, poi le regioni ovviamente, le comunità hanno il loro ruolo, ma un piano energetico nazionale ha bisogno di una politica energetica nazionale, non di 20 politiche energetiche una diversa dall'altra, così come sulle grandi infrastrutture, sui trasporti, sugli aeroporti. Io vengo da una zona dove intorno a Pesaro abbiamo l'aeroporto di Forlì, che ha chiuso al passeggeri alcuni anni fa, l'aeroporto di Rimini, l'aeroporto di Falconara, l'aeroporto di Perugia, l'aeroporto di Pescara. È possibile che la politica degli aeroporti sia una politica regionale? È evidente che poi, è normale che poi tanti di questi aeroporti abbiano problemi di bilancio, siano in rosso. Probabilmente sugli aeroporti ci vuole una linea, una politica nazionale che renda gli investimenti più efficaci e sicuramente preveda meno deficit che poi si ripercuote sulle tasche dei cittadini. Così come sul turismo. Ha senso che la mia regione, le Marche, continui ad andare in giro per il mondo a promuovere la regione? In America, in Giappone, in Cina, in Sud America? O ci deve andare l'Italia? Io penso che si debba andare l'Italia, non le 20 regioni, così come abbiamo visto in questi anni, che spesso e volentieri producono uno spreco, ma soprattutto producono una politica poco efficiente ed efficace nel momento in cui sul turismo invece l'Italia si gioca un pezzo consistente della sua ripresa. Ecco, semplicemente con la riforma del titolo quinto si mette un po' di ordine, si decide meglio chi fa che cosa. La Repubblica sarà composta da Stato, Regioni e Comuni, solo le province vengono abolite, le regioni avranno tutte le funzioni che gli spettano, ma non in concorrenza su alcune materie con lo Stato, meccanismo che ha creato tante conflittualità, queste sì a discapito dei cittadini. Grazie, onorevole Giulia Sarti. Lo citavo prima, all'interno dell'articolo 117, del nuovo articolo 117, che diventa ancora più, se vogliamo, in qualche modo confusionario, proprio perché basta leggerlo per capire che sono quasi 5 pagine di articolo, e quindi i problemi tra diciamo potestà legislativa in capo alle regioni, in capo allo Stato, purtroppo in qualche modo rimarranno, nell'articolo 117 è contenuta questa cosiddetta clausola di supremazia, e cioè lo Stato che, su proposta, il governo che
può stabilire per la tutela dell'interesse nazionale o per l'unità giuridica o economica della Repubblica di avvocare a sé delle materie riservate alle regioni e con tante altre appunto materie che, come ricordavate voi, spetteranno direttamente in capo al governo stesso. Questo è un grossissimo rischio per il nostro paese, perché significa passare sopra alla volontà dei cittadini. Nel momento in cui in un territorio sorgono magari dei comitati contro una grande opera o ci sono delle proteste perché magari non si vuole un inceneritore in più o una grande opera pubblica che in realtà impatta quel territorio dal punto di vista ambientale o per tanti altri motivi, ecco, queste possibilità per i comitati, per i cittadini di farsi sentire attraverso i loro sindaci, attraverso le regioni, non potranno più esserci perché tutto sarà esercitato direttamente dallo Stato. E questa è una delle appunto delle di quelle cosiddette, insomma, diciamo volontà della grande finanza, della JP Morgan o dei grandi imperi a livello internazionale, perché se in un paese come il nostro c'è appunto una tutela ambientale, ci sono dei diritti di un certo tipo stabiliti dalla nostra Costituzione che possono essere avvocati in qualsiasi momento da parte del governo, ecco, in questo momento si avrà decisamente uno squilibrio nel momento in cui chi vorrà approfittarsene anche dai paesi esteri per spolpare il nostro paese potrà farlo tranquillamente, e il governo potrà tranquillamente magari dare atto a quelle appunto diciamo un po' idee balzane come potevano essere un ponte sullo stretto di Messina o tante altre cose a cui ci cittadini di sicuro non pensano. Sugli aeroporti solo una battuta, e ricordo a Matteo Ricci che in questo paese c'è l'ENAC, ed è l'ENAC a livello nazionale che fa dei bandi scellerati per gli aeroporti. Ricordo che le precedenti società di gestione dei nostri aeroporti, sia di Rimini che di Forlì, sono fallite proprio per colpa dei comuni, delle province e dei soci pubblici che hanno portato al fallimento quelle società di gestione, per cui ci sono stati anche dei processi in corso, io ricordo quello di Rimini tuttora in corso, e che purtroppo all'interno dell'ENAC, se non si fanno dei nuovi bandi corretti, e questo è un problema a livello nazionale, non si avrà mai una gestione corretta dei nostri aeroporti, perché poi arriveranno società come l'Alcombe, di questo americano che si è preso l'aeroporto di Forlì senza presentare piano industriale, o a Rimini, questa è il Riminum, che ovviamente spolperà un aeroporto senza che ci sia il benché minimo controllo da parte degli enti che invece dovrebbero farlo questo tipo di controllo e che tutt'oggi non. Benissimo, dunque magari sappiamo che i tempi stringono anche per voi, per i vostri impegni, quindi magari vi proponiamo un ultimo quesito, un'ultima riflessione su un aspetto che anche questo ha sollevato delle critiche, che è relativo al modo in cui è stato proposto il quesito referendario. Lo leggiamo un attimo per chi non lo avesse ancora mai letto. Suona così: allora, approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. Qua si deve rispondere sì o no. Dunque, da alcuni, cioè dal fronte del no, fondamentalmente, è stato ritenuto ingannevole il modo in cui è stato proposto questo quesito referendario. È stato rifatto ricorso al TAR, che lo ha bocciato perché non era competenza, diciamo, del TAR giudicarne il contenuto, non è competenza di giustizia amministrativa. Ma vorremmo comunque un vostro parere su come è stato formulato il quesito referendario. Prego, Sindaco Matteo Ricci. Sindaco, il quesito referendario è esattamente il titolo della legge che è stata approvata. È un quesito referendario sul quale si sono state raccolte le firme sia dal comitato del sì che dal comitato del no. Si è andata a riprendere i moduli del comitato del no, in cima alle firme raccolte c'era esattamente questo quesito. È il titolo della legge e non si poteva chiamare diversamente. Qualcuno ha provato anche a spacchettarlo, è stato respinto il ricorso, quindi mi sembra veramente, come dire, una questione abbastanza sterile. Si tratta di capire se, come dice il quesito, vogliamo mettere fine al bicameralismo perfetto, sì o no. Non è che c'è forse, boh, potremmo farlo così, sì o no. Vogliamo ridurre i senatori da 315 pagati a 100 non pagati, sì o no.
Vogliamo far sì che i consiglieri regionali prendano lo stipendio del sindaco, sì o no? Se vince il no, vorrei vedere chi ha il coraggio di riaprire il tema dei costi della politica. Basta un senatore, un consigliere regionale che il giorno dopo si alza e dice che stiamo andando contro la volontà popolare. E quindi anche da questo punto di vista il quesito è molto chiaro. Sul titolo quinto ugualmente si crea semplificazione, come ho spiegato poco fa, l'abolizione del CNEL, l'abolizione delle province, sì e no. Questa riforma non è la Bibbia, con ogni riforma è perfettibile, ma è un passo avanti, per questo vincerà il sì, perché tanti cittadini non seguono l'indicazione dei leader di partito, ma valutano, e siccome è tanti anni che diciamo che questo paese è fermo, in tanti si stanno rendendo conto che dobbiamo fare un passo avanti, che non possiamo rimanere fermi, perché significa in verità tornare indietro. Questo è una cosa che ho raccolto anche stamattina nei mercati dove siamo stati, e tanti sindaci stamattina erano impegnati nei mercati per ascoltare e spiegare le ragioni del sì. Gli indecisi si stanno spostando 2 su 3 negli ultimi giorni verso il sì, ed è per questo che sono molto fiducioso che alla fine gli italiani sceglieranno con la testa, perché la testa è quella che pensa e non la pancia, e attraverso la testa faranno fare un passo avanti al nostro paese. Bene, grazie mille. Adesso la replica dell'onorevole Sarti. Nessun cittadino in questo paese sente il bisogno di modificare degli articoli della Costituzione che sono andati bene così per tutti questi anni, dal 48 in avanti. Piuttosto le persone hanno altri tipi di bisogno in questo paese, vorrebbero magari appunto che si prendesse in mano la legge Fornero o che si modificasse quello squalido Jobs Act che ha inaugurato una repubblica fondata sui voucher, o che si mettesse mano al problema della corruzione in questo paese, una seria lotta serrata alle mafie, e potremmo andare avanti finché vogliamo. Nessuno è qui che chiede più leggi o parla di bicameralismo perfetto o di proporzionalità dei seggi in una legge elettorale. E purtroppo quello che in realtà è il vero fine di questa riforma lo abbiamo ormai capito tutti, non è certo quello di dare più potere ai cittadini, ma quello di toglierne diritti, toglierne sovranità popolare, togliere possibilità di protestare di fronte ad una decisione del governo, eccetera. Quindi io insomma penso che in questo paese ci sia veramente bisogno, al di là del quesito per cui noi abbiamo chiesto in Parlamento durante la discussione, di modificare il titolo della legge, perché quel quesito è ingannevole. Io spero che le persone, certo, votino con la propria testa, perché se uno si ferma al quesito vota semplicemente senza sapere nulla di quello che c'è dietro. Invece con tutta l'informazione che stiamo facendo stiamo proprio cercando di far capire che il titolo di quella legge che noi avevamo chiesto di cambiare in Parlamento, in realtà il governo l'ha voluto mantenere così proprio perché sapeva benissimo che quello sarebbe stato il titolo del quesito referendario, e quindi non hanno voluto modificarlo. Sul CNEL voglio dire una cosa: il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha chiarito che essendo il CNEL disposto da trattati europei, in realtà non si potrà abolire, ma potrà essere soltanto riorganizzato. E quindi, a prescindere che vinca il no, che vinca il sì, verrà riorganizzato ma non abolito del tutto. La stessa cosa l'abbiamo vista sulle province: in realtà ci sono le città metropolitane, continuano ad esserci le aree vaste, continuano ad esserci le comunità montane, una marea di enti in questo paese, tale per cui sarà difficile capire chi farà cosa, e già lo vediamo oggi. E sulla riduzione dei parlamentari e dei costi della politica, insomma, c'è il documento della Ragioneria Generale dello Stato che dice che sono 49 milioni di euro e non di più, e queste sono briciole se pensiamo che 50 milioni di euro sono stati negati ieri in legge di bilancio ai bambini malati di cancro che erano, appunto, si sono ammalati per colpa dell'ILVA. Benissimo. Quindi questi sono i temi su cui fanno riflettere. Grazie mille. Benissimo. Bene, grazie. Sappiamo che lei deve andare, quindi chiudiamo la trasmissione. Credo che abbiamo ampiamente illustrato entrambi i punti per il tempo che abbiamo avuto a disposizione. Certo. Quindi importante andare a votare, come abbiamo detto, riguardo a questo referendum conteranno i voti di chi andrà a votare, e andiamoci informati, cerchiamo di fare una scelta consapevole, perché questo ricadrà sul futuro, sul nostro futuro, su quello dei nostri figli e dei propri nipoti. Non deleghiamo sempre agli altri, perché se lasciamo agli altri, gli altri che decidono per noi, poi dopo non ci resta che ubbidire. Quindi sfruttiamo bene questo strumento. Benissimo. Ringraziamo i nostri ospiti, Mauro. Grazie ancora al sindaco Matteo Ricci, all'onorevole Giulia Sarti, grazie di essere intervenuto.
Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. A risentirci. Grazie altrettanto, a risentirci. Bene, cari amici, abbiamo concluso. Ci auguriamo, insomma, che possa essere stato un contributo interessante questa nostra trasmissione, arrivata un po' nell'ultima settimana prima del voto referendario. Ovviamente, come diceva Ludovica, vi esorto ovviamente a affrontare con responsabilità questa domenica 4 dicembre, così fondamentale, probabilmente uno spartiacque per la storia della nostra Repubblica e del nostro paese. Grazie per averci seguito, grazie a Radio Saiuz, al regista Rosario Moreno e agli assistenti in studio. Speriamo di essere stati bravi, è stata la nostra prima diretta. Benissimo. Come sempre poi ci potrete ascoltare tutte le nostre puntate sul canale YouTube Qui Pianeta Terra, seguire la nostra pagina Facebook e scriverci alla nostra mail qui pianeta terra news@gmail.com. Alla prossima puntata, allora. Alla prossima puntata, ciao a tutti. A risentirci. Hai ascoltato Qui Pianeta Terra, un programma condotto da Ludovica Di Chiara e Mauro Caruso, qui su Radio Science.